Bentornati amici con Franchi Romano, siamo ancora qui su Betrayer, eravamo appena entrati nella... Oh, scusate, è arrivato un messaggino. Facciamo un attimino la mutazione dello smartphone. Comunque, eravamo arrivati qui nella foresta profonda, il cartello appena prima del cancello che usciva da Fort Hope, la zona precedente, ci diceva che tutte le posizioni sono state sbloccate. Quindi direi che siamo nell'ultima zona, perché se tutte le posizioni sono state sbloccate, non posizioni, tutte le zone, credo, non mi ricordo bene il termine che ha usato, anche perché sono passati diversi giorni, anzi direi più di un mese, dall'ultima volta che ho giocato a Betrayer. Direi comunque che siamo molto molto vicini a qualcosa di importante, vediamo che cosa sarà, magari mi sbaglio. Allora, devo un attimo familiarizzare once again con i controlli perché non, è passato veramente troppo tempo. Allora, l'arma bianca era questa, perfetto. Per curarci, non so, abbiamo 7 munizioni di 8. Per cambiare arma? Ecco, questo è il Tomahawk, quindi no. Ok, L1, L1, L1. Mi sta bene. Ok, benissimo, benissimo. Nell'ultimo episodio avevamo scoperto, dopo tutto questo tempo, l'identità della fanciulla in rosso, che è una cosa da non sottovalutare. Vedete, intanto in lontananza c'è una cassa che di solito contiene quei cazzo di granchiotti maledetti. Eccola là. Vediamo un po' come ci si curava. F bevi. Ok, è la X. Sto giocando col controller della 360 e comunque avevamo scoperto l'identità. Ok, è vuota. Della ragazza in rosso, della fanciulla in rosso. Quindi abbiamo scoperto che non ha una storia molto felice, ma del resto in questo gioco chi l'ha? Ovviamente vi farò un sacco di tagli perché i primi approcci, diciamo, a questa nuova zona saranno molto fallimentari. Perché questo gioco non è molto consigliato, diciamo, abbandonarlo per settimane, eccetera, però ogni volta che lo riprendo in mano, questo sonoro, questo rumore del vento fatto veramente benissimo. Vediamo il nostro armamentario, che sicuramente dovrò vendere qualcosa perché c'è il mercante in ogni zona che si sblocca e ci farebbe molto comodo, diciamo, racimolare qualche danaro per poter migliorare le nostre abilità offensive, no? Abbiamo un arco lungo comune, io credo ci sia anche pregevole, no? Perché non ce l'abbiamo ancora? Significa che non ho giocato molto bene. È indice di ciò. Moschetto del comandante, stesso discorso, ci sarà anche uno migliore. Pistola pregevole e gli amuleti, vedete, amuleto grezzo del soldato. Credo ci sia di meglio, no? Ok, per passare nelle sezioni. Eccolo qua, ovviamente vi taglio, non persone. Eccola qua, fanciulla in rosso. È Allison Markley, figlia di James e Filippa, che abbiamo visto Filippa trovata legata a un albero col carretto rovesciato, è stata trucidata praticamente, sorella di Tabitha. Tabitha è venuta fuori nell'ultimo gameplay e non sappiamo niente di questa Tabitha Markley. Vedete, è stata disconosciuta da suo padre per essere fuggita dagli indiani. Questo adesso me lo ricordo, se non l'avessi letto non me lo sarei ricordato. Era fuggita, sì, presso gli indiani. Filippa, la madre, che aveva tenuto nascosto durante l'amore tra Tabitha e un giovane indiano, e il padre, James Markley, vedete, ha ucciso sua moglie legandola a un albero, come vi ho detto. Ora, mi ricordavo, pensavo peggio, ancora non sono così vecchio, dai. Mi ricordo molto bene. È Allison Markley, invece, la fanciulla rossa. Ok, andiamo avanti. Mappa, forse è così? Sì, ok. Allora, come vedete, abbiamo un villaggetto in basso a sinistra e un percorso in alto a sinistra. Io andrei subito nel villaggetto in basso a sinistra, per cui ci dovrebbe essere un crocevia di qui a poco. Sembra un'altra cassa. Wow! Who is? Attenzione, oh, un ragno, eh? Due ragni, a dire la verità. Indicato. Mi ricordo che c'è un sistema di ricarica delle armi molto molto lento. Dove? È laggiù. No. Dove? Ah, vedete? Sistema di ricarica. Eccolo.
ci farà morire. Ecco fatto. C'è un terzo? Curo? Sì, ok. Col cursore sinistro si cura. Stavolta gliel'abbiamo suonata, no? Devo ricaricare. Cosa che non va mai dimenticata su questo giochino, eh? Mai e poi mai. Questo è il sentiero. Chi è? È un indigeno. Un indigeno. Sì. Vieni, vieni. Ok. Ricarichiamo. Spero siano stati solo loro due, eh. Arco comune corto. Niente di cui. Per cui festeggiare. Vediamo un po'. Talvolta gli indiani narrano storie di una tribù di giganti che viveva qui prima di loro. Si dice che di essi ne erano rimasti solo pochi quando arrivarono qui i loro antenati. I giganti parlavano la loro stessa lingua e avevano strani costumi. Un giorno si incamminarono nei boschi a ovest e non fecero mai più ritorno. Ok, storie di giganti. Eccolo, c'è un baule infatti laggiù. Speriamo che aprendo sto baule non venga fuori tutta la tribù Comanci. Monete, monete, monete. Tutto troppo tranquillo. Abbiamo incontrato solo due indigeni e due ragnetti, due granchietti lì. Li chiameremo Gragni, un incrocio tra granchio e ragno. Così. L'ho chiamati, eh. Li ho chiamati, veramente. Sono tantissimi. E dai, cazzo. Mi sono curato, per fortuna. Ehi. Ah, c'era un altro, infatti. Eccolo qua. Vai! Accidenti a te! E non lo piglia, eh! Wow! Ecco qua. La vedo, la vedo, la vedo, la vedo. C'era un granchio? Sì, no. Ok, ecco il villaggio. Wow! Mi sembra molto difficile che possa essere vuoto perché. Insediamenti non sono mai stati vuoti fino adesso, eh? Sbloccata la posizione dell'accampamento abbandonato. Bene, qui. Tra l'altro, nell'altro episodio avevamo raccolto la pala, quindi ci sarà anche, volendo, un ripasso di tutte le zone per dissotterrare tutti quei mucchietti più grandi che non si potevano appunto scavare, no? E adesso, grazie alla pala, possiamo farlo. Pala che abbiamo trovato vicino ai resti di Philippa Markley, la madre della fanciulla in rosso, e di sua sorella, che non sappiamo chi sia ancora. Ok, i resti di un uomo adulto. Le porte non credo che si aprano, infatti. E infatti. Campanaccio qualcosa? No, eh. Altri resti. Anche questa persona sembra essere morta sul posto. Qui sono. È già il secondo cadavere che troviamo. Qui, morto sul posto. Indizio. Hai disotterrato una mappa incompleta, ma ridotta raffigurante l'area intorno a Fort Hope, che era la zona precedente, con indicati gli insediamenti indiani e gli accampamenti. Alcuni di essi sono marchiati con un simbolo a forma di teschio. Su un bordo c'è scritta la parola Curse, maledizione. Un'altra povera anima. Però tutti morti senza lesioni apparenti. Il gioco ci sta dicendo qualcosa. Il gioco ci sta dicendo qualcosa, perché sono tutti morti senza lesioni. Ah, qui c'è anche uno scrignozzo. Monete, monete. Ok, un po' di lag del gioco, ma ormai ci siamo abituati. Io non credo ci sia altro qui. Questo villaggio ormai devastato da qualcosa, probabilmente da una maledizione, no? Ho appena usato l'ascolto e sicuramente c'è qualcosa. Oh, attenzione. Un'otre d'acqua. L'otre, no, sapete che cos'è? Quella era una bella trappolina, perché passi lì e ti spruzza addosso quella robaccia tossica che ti toglie una buona parte di vita. Quindi, io direi di tagliare dritto per dritto fino all'altra parte, anche se, vedete, in alto, a metà strada c'è un altro villaggetto, dove ci sono quei tre cerchietti raggruppati, proprio al centro della mappa in alto. Quindi, non so, a questo punto voglio andare a fondo, voglio vedere, voglio capire. Salutiamo anche DigiU90 che ha avviato Counter-Strike Global Offensive. Ed eccolo qua. Questo
è quello il punto di interesse sulla mappa. Vediamoci bene, laggiù c'è qualcosa, vero? Laggiù c'è qualcosa. Da spawn previsto tra 3, 2, 1, no. Sbloccata la posizione della capanna isolata, ok. Ah, qui. Sembra che qui si possa montare una campana, ma va. Ormai la meccanica è chiara, no? E il mercante. Benissimo. Wow! Mi curo e mi riprendo la cura. Wow! M'ha fottuto. Ancora! Quanti ci stanno gli salveari? Ecco, e poi vabbè, ti fa danno dopo. Granchi non ce ne sono, i gragni. Bene. C'è un cadavere. I resti di un uomo adulto, carne abbrustolita, pende dalle ossa carbonizzate. Non ci sono altre prove di un incendio nelle vicinanze. Questo è il mestolone. Ok, altri alveari ce ne abbiamo, per favore. Così è, per farci un pochino più male. Io ragazzi qui vi taglio perché faccio delle compravendite qui dal mercante. E so che sono noiose, quindi... Aspetta, una nota. Il diavolo controlla questi boschi. Siamo tutti condannati. Armatevi preferibilmente con le mie merci. Joe No, che ci accompagna fin dall'inizio. Quindi, taglio, poi magari vi faccio vedere che cosa ho comprato. Ok, ho fatto le mie spesucce e ho provato a ricambiare l'arco perché avevo un arco lungo che faceva danno 40, se lo faccio vedere, e ho messo l'arco corto del guerriero che fa un danno di 70. Ora non so se mi ci troverò meglio o peggio. E non ho potuto comprare pistole. Pistole migliori, vedete, pistola pregevole, danno 110, però ho visto che qui c'ha la pistola, quella potente, vedete? Pistola eccezionale che fa 130, quindi me la compro e me la equipaggio. Ok, è molto lenta, è molto lenta questa pistola, eccola qua, la pistola eccezionale, però fa più danno. Io non so, penso che qui più si va avanti e peggio è, nel senso i nemici sono sempre più forti e più duri ad andare giù, quindi... Oh, guardate che c'è qui. Ho disotterrato una pannocchia di mais completamente rosicchiata. Ah, che bello. Potrei usarla come dildo, no? Addirittura. Qui abbiamo esaminato. Esatto. Quindi lassù c'è una tomba. Speriamo ci sia anche la campana, il campanaccio. Per poterlo appendere, vediamo chi è morto qui. È priva di nome. Benissimo. Ho trovato tutte le tombe, quindi achievement di Steam assicurato. Scusate, passano delle macchine, non so se è entrato nel microfono. Costui. Ma ancora? Ma quanti ce ne stanno di salveari maledetti? Ma allora io andrei alla ricerca di questa campanaccia. Ma poi non lo vedo più, eh. Eccolo. Preso. Quanti siete? 8.000? Dai che era preso. No, maledetto. Guardate il danno, 50 e oltre di danno. Non c'è campanaccio. Ah, guardate, c'è uno scrigno avvolto dall'oscurità, quindi qui sarà da una forza misteriosa. Troveremo mai? Troveremo mai sto campanaccio qui nei dintorni? Ah, ecco. Recuperiamo le freccine. Freccine! Ok. E tra l'altro vedete in basso è entrato Raiden di Player Insight che gioca a Azula, perché fateci caso, gli youtuber fanno tutti gli stessi video. Non è una critica, è una constatazione. Io stimo molto Gianluca. Cioè, alias Raiden. Guardate lì questi cazzo di cosi. Quanti ce ne stanno? Ah. Però fanno tutti gli stessi giochi. Zeb ha fatto Zula, allora adesso lo farà. Percorso diretto a ovest. Allora lo fa Gianluca, lo prova, poi ci fa un video, poi lo fa QDSS, poi lo fa. E tutti lo fanno. Fanno tutte le stesse cose praticamente. Forbidden Wilds. Wow. Wow, le terre selvagge. Vedete, foresta, cioè, questi sono
pieno di alberi, però foresta spoglia sembrerebbe, e villaggetto al centro, un'unica via. Wow! Cioè, Forbidden Wild sì, sono d'accordo, però vedete, gli alberi infatti sono spogli, però sembra di stare nella dimensione della campana suonata, no? Wow, laggiù, 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 laggiù c'è roba, eh? Wow, sembra proprio un'altra dimensione. C'è sta sorta di foschia, di... E poi, cioè, sì, siamo in un'altra dimensione, perché... Guardate, guardate quanti cosi seppelliti. Prima di sotterro e poi parlo con te, aspetta. Una freccia spezzata con sparsa di sangue rappreso. Qui. Una fiaschetta decorata per polvere da sparo. Il suo contenuto è stato... Wow. I resti di un uomo che sembra essere stato ucciso da una freccia indiana. Sarà quella? Parliamo a questo spirito. Ma tra l'altro è molto... Ah no, è piegato su se stesso. Vedete come ci segue con lo sguardo. Devo fare rapporto al Lord Governatore. Wow, chi sei? È Clement Wright. Clement Wright era intrigato con James Markley nella ricerca della figlia che era scappata presso il giovane indiano. Vedete Raiden che riavvia ancora Zula. Zula Badula. Ciao Raiden, salutiamo tutti i Raiden, anche Midna per non fare torto a nessuno. Ok, possiamo dirgli queste tre opzioni. Chiediamogli se è questa la freccia che lo ha ferito. Suppongo di sì. Ricordo che la mia gamba ha ceduto improvvisamente. Non ho sentito alcun dolore finché non sono caduto a terra, quando ho visto l'asta insanguinata che si era conficcata nel mio ginocchio. Per estrarla ho dovuto spezzarla. Wow. Allora, lasciamo per ultima James Markley, che sappiamo che è la domanda clou. Speriamo non ce la tolga. Allora, chiediamogli quest'altra. Ricordo che Simon Holt stava versando la polvere nella canna del suo fucile, ricaricando più in fretta che potesse. Poi si è irrigidito e caduto lateralmente, con una freccia piantata in gola. Wow. Descritta molto bene sta scena, eh? Tra l'altro mi è rimasto il puntatore del mouse qui. Vabbè, ve lo tolgo, scusate. Mi sono accorto presto, diciamo, di sta cosa. Allora, chiediamogli quello che ci interessa, ovvero James Markley, se è stato lui a inviarlo alla ricerca di Ellison. Ma lo sappiamo. Ricordo di averla vista fuggire attraverso il bosco. Volevo raggiungerla, ma ero ferito. Sbloccata la posizione del sito dell'imboscata. Hanno ricevuto un'imboscata. Possiamo parlarci ulteriormente, quindi... Wow, raga. Wow. I giochi in bianco e nero possono stufare, ma io vi dico la verità. L'ho abbandonato per motivi di poca disponibilità, no? Che perché Johnny Bass mi costringe, ve lo dico, anzi diteglielo nei commenti, mi costringe sempre a giocare a Dark Souls, a trovare tutti i glitch e eccetera eccetera, a provarli. Infatti abbiamo registrato un po' di glitch sulla chiesa dei non morti del primo Dark Souls. E niente, quelle poche ore che ho per giocare, diciamo, le passo quando c'è lui a giocare a Dark Souls. Ditegli qualcosa. Trovato un brandello di stoffa rossa brillante attaccato a un albero da una freccia indiana. Fanciulla in rosso, stoffa rossa. Ok, era scappata qui. Il Simon Holt è stato trafitto dalla freccia in gola. Clemens Wright è stato ferito. E lei è scappata qui. Quindi qui io credo che... Esatto. Guardate quanti punti di interesse. Mi piace poco, sta zona. Prendiamo la pistola eccezionale perché... Wow! Che è quel coso? Vedete? Sembra... Forse è solo una roccia, ma sembra un teschio. Vediamo. Sì. Oh, sembrava un teschio, da lontano. Wow! Sì! Fuck you! Wow! Smettila! Poker dossi! Wow!
Che aggressività, ma che aggressività! Non so se saremo abbastanza livellati in questa zona perché. Wow! Chi siete? Wow! Vi ho tirato la bomba. Ah, ok. Vi ho tirato la bomba talmente vicino che, dici giustamente, sono esploso in aria anch'io. È giusto, non farà. Non fa una piega, detta come va detta. Tra l'altro non so se avete intravisto in lontananza delle piccole anime, spettri che stavano aspettando. Diciamo abbastanza macabro, tutto ciò. Già. No! Fuck you. Via. Eh sì. E piglialo, cazzo. Oh. Devo ricaricare. Posso andare in giro senza i colpi. No, 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 no. Ok, vediamo se me l'ha ricaricata. Finché non esegui tutta la ricarica, non c'è. Cioè, non te la dà, eh. Te la dà buona, proprio. C'è cazzo da fare. Ma cazzarola. Ok, è meglio stare sul sentiero. Questo è poco, ma è sicuro. Frego sta freccia al volo. Tra l'altro qui c'è uno scrigno. E qui c'è lui. Proviamo. Cazzo! 92 monete. Chi è che ha spawnato? Eccolo. E bam! Ancora, questo è enorme! Era grossissimo! Deer Skull. Wow! Il teschio di cervo, ma questo che era qui perché non ci posso parlare? Ricarichiamo, ovviamente. No, non ci posso parlare, vedete, diventa trasparente.